Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo come rimuovere lo sfondo da un video e come sostituirlo con un altro sfondo. Naturalmente utilizzeremo uno strumento online che si chiama Unscreen, che però ha delle limitazioni per la versione gratuita, e utilizzeremo anche Shortcut. Dunque, qui si vede già da questa anteprima come funziona. Questo è il video originale, viene eliminato lo sfondo e lo sfondo poi può essere sostituito con un altro sfondo a piacere. Però qual è la limitazione? La limitazione è che si possono inserire video soltanto al massimo della lunghezza di 5 secondi. Sono però supportati, vedete, i formati MP4, WebM, OGG, MOV e GIF, anche le immagini animate in GIF. Dunque, allora, come si può procedere? Visto che vengono supportati solo 5 secondi, dobbiamo trovare un escamotage per risolvere la questione. Andando sul pricing si può vedere qual è il prezzo per inserire video con più di 5 secondi. Come vedete ci sono i vari sistemi, le varie opzioni, i vari piani. 9 euro 3 minuti al mese, vedete 39 euro, io non ve li so nemmeno a visualizzare, li potete chiaramente guardare da voi andando sul pricing, appunto. Quindi dobbiamo fare in modo di dividere un video, il video iniziale che vogliamo, di cui vogliamo sostituire lo sfondo, creando degli spezzoni di al massimo 5 secondi. Quindi apriamo Shortcut e utilizziamo Shortcut per dividere un video in spezzoni, in clip al massimo di 5 secondi. Andiamo su elenco riproduzione. In elenco riproduzione trasciniamo il video su cui operare, questo per esempio, che è lungo 12 secondi. Qui si può scegliere anche come la visualizzazione. Questa è, diciamo, mostra soltanto l'elenco, questo visualizza l'icona, questo è i dettagli, lasciamo quello su quei dettagli, si trascina poi il video nella timeline, come vedete è lungo 12 secondi, si può vedere anche dalla timeline che è lungo 12 secondi, basta andare su questo pulsante, come vedete si arriva a 12 secondi. Torniamo indietro, ma quindi visto che c'è un limite di 5 secondi, lo dividiamo in tre parti di 4 secondi per ciascuna e quindi rientriamo ampiamente nella limitazione. Non importa neppure essere molto precisi perché se sono 4 secondi e qualche frame è la stessa cosa, quindi si sposta in avanti, ecco 4 secondi e qualche frame, ecco 4 secondi esatto e si va qua su questo strumento, dividi su testina di riproduzione e si divide, poi si sposta a 8 secondi, si vede qui dalla timeline, da questo indice, 8 secondi, si clicca e qui abbiamo diviso la clip di 12 secondi in tre parti di 4 secondi ciascuna. Adesso dobbiamo però esportarle. Si possono esportare anche tutte insieme. Faccio vedere come è molto semplice. Si clicca sulla prima clip, si seleziona. Dopo che è selezionata, si va sullo strumento copia. Qui siamo sempre sull'elenco di produzione, come vedete. Si va sullo strumento copia dopo che è selezionata. Dopo che è stata copiata, si va sul più e quindi verrà aggiunta all'elenco di riproduzione. Vedete, questo elenco di riproduzione è stata aggiunta questa clip. Si vede che la clip, perché come vedete, dura soltanto 4 secondi e non 12 iniziali. Poi si seleziona la seconda clip, si va sempre su copia, si va sul più e si aggiunge sempre all'elenco di riproduzione e quindi viene inserita un'altra clip, come vedete, della durata sempre di 4 secondi. Poi si va sulla terza clip, si seleziona copia, si va sul più e si aggiunge all'elenco di riproduzione. Quindi a questo punto abbiamo tre clip in cui abbiamo suddiviso il video. Selezioniamo il video originale, destro del mouse e andiamo su rimuovi, così a questo punto nell'elenco di riproduzione sono rimaste soltanto le tre clip in cui abbiamo diviso il video. Possiamo selezionarle tutte, ma non sarebbe neppure necessario, ma tenendo premuto CTRL si clicca sulla prima, sulla seconda e sulla terza, così sono tutte selezionate. Per esportarle si va su Esporta, invece che da Timeline si sceglie da ogni voce di elenco riproduzione. Quindi si esportano tutte le voci di elenco di riproduzione. Gli elenchi di riproduzione sono soltanto le tre clip perché il video iniziale l'abbiamo rimosso. Quindi andiamo su Esporta File. Come vedete qui adesso possiamo scegliere come esportarle, cioè che nome dargli. Se mettiamo, io possiamo mettere per esempio campo 1, possiamo mettere l'indice, quindi 1, campo 2 nessuno, campo 3 nessuno, e quindi vengono esportate con il nome Esporta 1, Esporta 2, Esporta 3. Possiamo scegliere anche altri nomi, comunque lasciamo questa notazione.
e andiamo su OK per esportare tutte queste tre clip. E qui visualizzeremo l'esportazione delle tre clip, che saranno esportate tutte e tre simultaneamente. Adesso che sono state esportate con il nome esporta 1, esporta 2, esporta 3, possiamo andare chiaramente su questo strumento Remove Video, andiamo su Upload Clip e selezioniamo Esporta 1, cioè la prima clip di 4 secondi, andiamo su Apri, non importa neppure loggarci, e come vedete viene eliminato, viene rimosso lo sfondo. Essendo di 4 secondi, siamo ampiamente all'interno del range di utilizzo gratuito di questo strumento. Possiamo cambiare direttamente lo sfondo andando qua su Change Background e possiamo scegliere uno di questi sfondi qua. Vedete, ce ne sono tantissimi, ma è chiaro che questo non serve per quello che abbiamo in mente di fare. Quindi andiamo su Download per scaricare questo video. Possiamo scaricarlo, vedete, in vari formati: GIF, Animated PNG o i singoli frame. Scegliamo GIF perché magari Animated PNG è meno supportata dai vari strumenti di editing. Scegliamo GIF e è stata esportata in GIF. La possiamo anche cliccarci sopra per aprirla e questa, vedete, è la GIF di questa parte del video che abbiamo rimosso. Torniamo indietro e carichiamo la seconda clip, esporta 2. Andiamo su Apri, attendiamo la fine della rimozione dello sfondo. Non cambiamo il background, andiamo chiaramente su Download GIF sempre. Ecco fatto, non ve la faccio nemmeno vedere, ma avete capito come funziona. Torniamo indietro e stavolta carichiamo la terza clip di 4 secondi. Andiamo su Apri e attendiamo la fine della rimozione. Come vedete, la rimozione dello sfondo è veramente buona. È chiaro che dipende anche dal tipo di video che abbiamo utilizzato. Download GIF e scarichiamo la GIF senza sfondo. Quindi abbiamo tre GIF di 4 secondi ciascuna. Quindi a questo punto torniamo su Shortcut, andiamo sull'elenco di produzione, possiamo rimuovere tutti questi tre video, rimuovi, e a quel punto possiamo anche rimuovere la timeline, CTRL selezioniamo, destro del mouse taglia, e su elenco di produzione trasciniamo le tre GIF. Esporta 1, esporta 2, esporta 3, le trasciniamo tutte e tre. Poi a questo punto trasciniamo anche lo sfondo. Trasciniamo per esempio tre sfondi per poi magari cambiarli. Ecco fatto. Iniziamo per esempio con il primo sfondo, questo qua, o questo, la stessa cosa. Spostiamolo nella nostra timeline. Destro del mouse elimina Ripple per portarlo all'inizio. Poi andiamo sul menu, traccia operazioni, aggiungi traccia video. E sulla traccia video aggiungiamo esporta 1, la GIF esporta 1, portiamo all'inizio, poi aggiungiamo la GIF esporta 2, poi aggiungiamo la GIF esporta 3, pareggiamo, possiamo far andare. Come vedete, la nostra immagine senza sfondo è stata inserita con uno sfondo e chiaramente è lungo 12 secondi perché noi abbiamo suddiviso l'immagine in clip che sono inferiori ai 5 secondi. Esportiamo, andiamo su esporta, stavolta esportiamo da timeline, esporta file, sfondo 1, chiamiamolo, andiamo su salva e qui sarà esportata questo nuovo progetto con l'immagine depurata dello sfondo con l'aggiunta di un altro sfondo al suo posto. Possiamo poi naturalmente tornare in elenco di produzione, cliccare sullo sfondo destro del mouse e taglia e aggiungere per esempio un altro sfondo, questo, pareggiamo, possiamo esportarlo, anche questo si va su esporta, sempre naturalmente sulla scheda editing, andiamo su predefinito, esporta file, chiamiamolo sfondo 2 e andiamo su salva. Chiaramente qui sarà l'esportazione del video trasparente con lo sfondo 2, come vedete. È uno sfondo completamente diverso dal precedente. Possiamo fare la stessa cosa un'altra volta. Andiamo su taglia, sul clip dello sfondo, andiamo su elenco di produzione, trasciniamo il terzo sfondo, pareggiamo, a questo punto esportiamo come prima, andiamo su esporta, predefinito, esporta file, sfondo 3, andiamo
su salva e esportiamo anche l'ultimo video con uno sfondo completamente diverso. Come avete visto, si può quindi bypassare la limitazione dei 5 secondi dividendo un video in più parti. Naturalmente è chiaro che se uno ha un video di 20-25 secondi lo può fare, perché lo divide in 4, 5, 6, 7 volte, ma se uno ha un video di diversi minuti è ovvio che la cosa diventa molto lunga e magari non è proponibile, però fino a un minuto credo che si possa fare tranquillamente, si può dividere il video in spezzoni di 5 secondi per poi poterli eliminare lo sfondo e aggiungerli come GIF nella traccia sovrastante alla traccia sottostante che è di un video di sfondo a nostra scelta. Ricordo che lo strumento è questo, Unscreen, mentre si utilizza Shortcut sia per la divisione dei video sia per il posizionamento delle GIF sopra al video di sfondo con cui vogliamo sostituire quello originale. E questo è tutto, alla prossima volta.